tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda alcuni acquisti fatti dai cinesi all'IKEA, non mi ricordo più. Allora, sono tornata ovviamente con degli acquisti. Non so che video mettere prima, perché ho fatto il video del make up e il video di questa base e sinceramente non so cosa mettervi prima, però volevo proprio giustificarmi tra virgolette per la mia assenza, perché non sono stata bene. Spero ovviamente che la mia mancanza può essere anche recuperata, quindi recuperiamo Stefania in poche parole. E iniziamo subito facendo vedere alcuni acquisti. Allora, questo che vi faccio vedere l'ho preso dai cinesi e sono quei bicchieri di plastica, se non mi sbaglio. Adesso lo apriamo. Sono quei bicchieri che io adoro in assoluto. Vediamo se riesco a non sparcarmi le unghie. Cerchi sempre le forbici. Sì, le ho viste subito. Queste le ho prese, quando le ho viste subito le ho dette alla mia amica: li devo prendere. Ovviamente le ho prese all'ingrosso. Io posso entrare in un ingrosso che ha questi prodotti, quindi li ho voluti prendere. Considerate sempre che io li compro all'ingrosso, non è che io sono così ricca. Comunque il bicchiere è così ed è plastificato e poi c'ha diciamo la chiusura così sempre di plastica, ed è questo con il beccuccio qui. Devo dire che è molto molto carina. Due ovviamente me li darò io. Ma va, a me piacciono tantissimo. Queste li potete anche trasportare, sono molto resistenti e poi ovviamente sono di plastica, quindi possono essere lavate benissimo. Ci sono varie colorazioni ovviamente, vedete, così o così, perché poi sono tre. Aspettate che ve li faccio vedere tutte e tre mentre ci sono. Ve li faccio vedere tutte e tre i bicchieri ovviamente. I bicchieri sono così. Questo è il primo, in questa maniera. Poi quello che vi ho fatto vedere poco fa. E poi questo qui, così. Devo dire che sono molto molto belli. Forse no, non si può mettere nella lavastoviglie, si può lavare sia a mano, sì, vabbè, non è un problema. Comunque 0,56 ml di prodotto ci entra. No, ml, litri. 0,56 litri. Comunque, questi. Allora, questo, come vi ho detto, l'ho preso dai cinesi. Vi faccio vedere cosa ho preso all'IKEA, perché sono due cose in croce, quindi poi li tolgo da dove sono messa io. Ho preso queste custodie che sono dei tappi per sigillare i prodotti, tipo, che so, una mela sbucciata oppure un'arancia, tipo come fa vedere qui nel disegnino. Qui ve lo fa vedere pure come possono essere utilizzati. E sinceramente mi serve quando metto qualcosa in qualche barattolo e io non trovo i coperchi, sono quella che perde i coperchi, e quindi ho preferito acquistare questa confezione, dove ce ne sono tre, se non mi sbaglio, in diverse misure, e lo volevo provare. L'ho visto tante volte, quindi lo volevo provare. Mi scuso anche per i capelli, ma li dovevo sbattere un po', ma mi seccava. Allora, poi ho preso questo set di imbuti. Io quelli che ho sono arrivati al punto che sono appiccicosi e quindi li voglio buttare, e ho deciso di prenderli così in rossi, solo che ora che ho visto l'altro in cucina lo devo prendere anche un pochettino più sottile. Adesso che l'ho visto lo devo prendere un pochettino più sottile, perché alcune bottiglie mi servono più sottile. E quindi ho preso questi due imbuti, il nome, non c'è scritto, comunque, due imbuti. Poi, questi sono per quanto riguarda i cassetti. Devo sistemare per quanto riguarda forchette, coltelli e poi anche i mestoli, quelli grandi. Allora, per quanto riguarda i mestoli ho preso questo qui, che si chiama Barriera. Questo è 32x50 di lunghezza. Ho deciso di mettere tutti i mestoli qua dentro, quindi volevo uno spazio un po' più grande, più sistemato, e quindi ho preso questo che è in
legno. E poi ho preso questo per quanto riguarda invece le posate. Vedete, gli scomparti sono diversi. Io lo devo un pochettino tagliare perché la mia cassettiera non è così grande. La devo un pochettino tagliare, la taglierò proprio nella parte lunga, perché per quanto riguarda le posate rimane spazio, quindi preferisco tagliare questa parte, che questa poi diventa troppo piccolina e non riesco a mettere niente. E anche questo è costato, se non mi sbaglio, sulle 20 euro, 20 e 20. È sempre in legno, mi piace perché è abbastanza resistente, quindi l'ho voluto prendere. Adesso non so nemmeno dove metterla, ma che cosa bella! Vediamo se riesco a metterla qui dietro. Allora, sempre per quanto riguarda i cinesi, ho preso delle ciotoline. Mi piacevano tantissimo questo tipo di ciotoline, sono abbastanza resistenti. Io avevo preso delle ciotole un pochettino più grandi, dove io metto l'insalata per me soltanto. Mi piace tanto perché è abbastanza resistente. Ne ho prese tre, due verdi e una rosa. Mi piace tantissimo il fatto anche che ha questo beccuccio, perché spesso capita di travasare qualche cosa e ogni volta esce tutto proprio tipo sbavato e mi dà fastidio. Invece così proprio ha la sagoma, quindi può uscire, diciamo, l'acqua, puoi filtrare qualsiasi cosa. E mi piace tantissimo. Vedete, sono così nella parte interna, molto carine, e poi hanno questo, diciamo, appoggio che è molto resistente. Può essere lavato anche in lavatrice e può essere messo nel microonde. Vedete, questo non l'avevo visto. Ottimo, si può anche mettere nel microonde. E ne ho prese tre perché mi servivano e quindi le ho volute prendere. Poi, mentre c'ero, ho preso i braccialetti, questo poi li darò anche ai miei nipoti. Ho preso i braccialetti quelli per le zanzare. Ora non lo so se fanno effetto, perché io ho comprato la racchetta da AliExpress. Se non l'avete vista ve la metto qui, ma tanto ve la farò vedere perché ne ho preso un'altra. E ho preso questi braccialetti, questi qua, per le zanzare, e ora vediamo se, diciamo, fanno il loro effetto. Ne ho preso un bel po', ovviamente, perché lo devo dare anche ai miei nipoti, le bambine piccole, che ovviamente sono quelle più soggette. Poi ho preso svariati contenitori, che poi troverò il giusto metodo perché certe volte mi capita di cercare una cosa, di non trovarla, poi mi serve una cosa, la dimentico, quando trovo una cosa la prendo subito. Ho preso questo perché volevo mettergli le spugne, sinceramente, nel lavandino. Questo si toglie, aspettate ve lo faccio vedere, che si toglie, questo si toglie e diventa un contenitore, un cestino, diciamo, qualsiasi. Però io l'ho preso proprio per far sì che possa mettere le spugne qua dentro. Mi è piaciuto, l'ho preso grigio. Di norma può essere anche messo al muro, perché ci sono queste intagli qui per essere, diciamo, messe al muro. Però mi piace anche come plastica, devo dire che è buona. Poi andiamo avanti, sempre per i cassetti e sempre per quanto riguarda le stoviglie e tutto, ho preso questo tappetino antiscivolo, che ho intenzione di metterlo proprio nei cassetti, e ne ho presi due, ovviamente, per metterlo dove metterò le posate e dove metterò i mestoli. È fatto di questo tessuto così, adesso ve lo faccio vedere, di questo tessuto così, è tipo plastificato. Un profumo buono di detersivo, buono. Comunque è così, vedete, a retina, così non scivolano il contenitore dentro il cassetto, ed è una cosa che mi piace. Ve lo faccio vedere anche qui stampato, lo potete anche utilizzare tipo sopra il lavello, dipende come avete il lavello voi, lo potete utilizzare. E queste cose ovviamente all'ingrosso non costano tanto, quindi non volete prendere due. Considerate sempre che il fatto che vada all'ingrosso spendo di meno di quando diciamo li compro in un negozio normale. Poi questa me l'ha fatta venire, cioè l'ha presa la mia amica, e quando le ha prese le ho volute prendere anch'io. Infatti due sono sue e due miei. Sono questi. C'è qualcosa che fa profumo. Ah, forse è quella, perché sto sentendo profumo. Sono queste qua. Dice cosa sono, cuffiette per i capelli? No, sono delle copriscope.
vedete, c'è anche il disegno, lo potete mettere tipo come è messa qua nella scopa, oppure come fa la mia amica che lo mette nei piedi, tipo nelle ciabatte, quando finisce di pulire tutto per andare da una stanza all'altra, se li mette nei piedi e raccoglie la polvere. Dopo che lei, cioè lei abita da sola, pulisce, si accumula subito la polvere, infatti lei è proprio pazza per quanto riguarda queste cose, prodotti eccetera eccetera, perché è fissata, molto molto fissata. Comunque lei le ha utilizzate, mi fa: guarda, dice, io l'ho messa anche nei piedi, dice, per tornare, dice, nella stanza, e si prende anche tutti i pelucchi che ci sono in giro, tipo per me, per quanto riguarda i capelli, perché io trovo i capelli dappertutto. Ed è molto molto utile, devo dire, e mi è piaciuto e quindi l'ho voluto prendere. È microfibra, lo potete mettere dappertutto, lo potete mettere nelle scope, nei rastrelli, dove volete. E le abbiamo prese uno verde, uno viola e poi due blu. Devo dire, questi sono molto molto utili, li potete lavare, io glielo ho lavati nella lavatrice e sono venuti buoni. Alcuni gli mettono il pronto sopra, lo spray per l'antipolvere. Io sinceramente non l'ho provato perché non vorrei sbattere da qualche parte, tipo volare, non vorrei. La cosa che fa profumo è questo, ed è i fogli profumati per l'asciugatrice con ammorbidente, e ho preso questo, però questo ora non mi ricordo se l'ho preso, forse è qui, sì, se non mi sbaglio, sì, sempre dai cinesi. Ho preso questo, già si sente un profumo pazzesco. Io li utilizzo sia nell'asciugatrice, quando in inverno faccio l'asciugatrice, e sia dentro l'armadio dei ragazzi. Ogni volta gli metto due fogli, uno in un lato e uno in un altro lato, perché quando apri, diciamo, l'armadio si sente bello quella profumazione ottima di pulito, e li vado poi cambiando ogni 4 giorni, se non mi sbaglio. Certe volte non me lo dimentico, passa anche una settimana, dipende se devo sistemarli io l'armadio, però devo dire che è ottimo, mi piace come prodotto. Poi un'altra cosa che vi faccio vedere è questo, che è uno tipo uno scolapasta, diciamo contenitore dove lavare le verdure. Uno è mio, uno è sempre della mia migliore amica, che sarà sotto, credo, nella parte di sotto. Comunque, se voi lo mettete ovviamente dentro lo sportello del lavandino, è così. E poi invece, se voi lo dovete utilizzare, diventa così. Vedete? Ci sono anche dei cestini fatti proprio apposito in questa maniera. Mi piace tantissimo perché voi potete lavare la verdura, la frutta, tutto quello che volete. Poi, per non, diciamo, tenere questo involucro così che dà troppo fastidio, lo chiudete e diventa sottilissimo. Ed è una cosa che mi piace, quindi l'ho voluta prendere apposta anche questa. Poi andiamo avanti, non mi dilungo in tante cose perché ovviamente ho preso un bel po' di gocce. Poi ho preso la scopa, e ho preso questa qui, era messa dentro. Comunque, ho preso la scopa così, in questo materiale qua, e poi ho preso il rastrello che io utilizzo quando faccio il garage o certe volte il balcone, quando viene visitato dai visitatori, che sarebbero le colombe sgraziate. Ma io gli ho messo le stecche in ferro. Mi dispiace per quelli che sono amanti degli animali in questo senso, ma io il balcone pieno di cacate, scusatemi, ma mi dà fastidio, perché spesso capita, dice, va bene, sono nella termocopertura, quindi sono di sopra nel tetto, non ci faccio caso, ma è nel balcone dove ci sono i miei figli, dove io, diciamo, certe volte li esco le scarpe per prendere aria e tutto, mi dà fastidio che ci sono le cacate, cioè, credetemi, io butto le cose quando vengono toccate dagli uccelli, mi dà troppo, troppo fastidio. Andiamo avanti e vi faccio vedere altre cose. Allora, questo, se non mi sbaglio, è della mia migliore amica, ha preso il tagliere, io ce l'ho, l'ho preso all'IKEA un paio di tempo fa, e sono due quelli che ho io, e lei ha voluto prendere questo perché quello in legno già gliel'ho dato, però quello in legno non è molto molto igienico, e sapete tutti, e quindi gli ho detto di prendere questo qui di plastica, che è anche
zigrinato, quindi vediamo se si trova bene anche con questo. Comunque è piccolino, è utile, diciamo, per lei soltanto che una sola. Poi ho preso le mie piastrine, queste io le utilizzo sempre, e sono le piastrine, queste qua, che si mettono nell'apposito contenitore delle piastrine. Lo metto sempre, io lo cambio ogni giorno, e quindi le ho volute prendere un altro pacco e ho preso queste qui. Mi trovo bene, le prendo tutte le volte che ci vado. Poi ho preso i CD per mettere la musica, perché nella macchina della mia migliore amica non si può fare con la micro SD come ce l'aveva nella vecchia macchina, quindi ogni tanto facciamo un CD nuovo. E in questo periodo, dove sono uscite diverse canzoni, le ho fatto un sacco di CD, perché la sua macchina accetta fino a 24 canzoni, quindi dobbiamo cambiare questa macchina. Poi, aspettate che devo bere. E poi, perché Stefania gli piacciono i profumatori di biancheria, ho preso questi. Ora non lo so se sono quelli che ha fatto vedere Antonella, perché io Antonella l'avevo visto forse tardi il tuo video, perché ne ho presi 6. Ho preso tutte e 6 le colorazioni, le profumazioni. Non mi ricordo se sono queste, sinceramente, perché questi già erano acquisti fatti in precedenza. Comunque, ho preso della Liabel, credo che sia questo il nome, il profumatore di bucate, un concentrato profumatore bucato, essenza carezza di talco, questo si chiama, ha 24 lavaggi con formula igienizzante. Profuma bucato di qualità, efficace a mano e lavatrice. Cosa dice? 150 ml, non dice niente più, vabbè, come profumare la biancheria e tutto. Comunque, vi faccio vedere quello che ho preso carezza di talco, che sarebbe così, vediamo se riesco a farvi vedere come la boccetta, così. Poi ho preso fiori di loto, che già lo stesso che li sto toccando sento un profumo, lavanda selvatica. Poi ho preso puro di Marsiglia, vabbè, li faccio vedere così, puro di Marsiglia. Poi ho preso fresco di bucato e poi aria di primavera. Questi li voglio provare e poi in caso vi farò sapere se sono buoni oppure no. Così se li trovate dai cinesi vi posso dire se li avete, se li potete prendere, tipo se sono buoni oppure no. Se Antonella sono questi quelli che tu hai bocciato, scrivimelo. Te prego, scrivi. Poi ho preso dei contenitori. Aspettate che li prendo direttamente, perché se no mi viene male. Comunque ho preso anche sacchetti per la spazzatura. Io ho i bidoncini quelli grandi. Poi, ah, ok, abbiamo finito, sì. Allora, vi faccio vedere che ho preso a mio padre, se riesco a prenderla. Sì. Ho preso a mio padre questa mazza mosche, vedete è grandissima quanto la mano di mio padre, quindi è ottima. Mio padre non vede i miei video, comunque voglio bene. E questa c'ha la manina. Mio padre aveva una specie di grattaschiena, tipo, a forma proprio di mano, non mi ricordo se gliel'ha detto sua mamma, non mi ricordo. Comunque, i bambini piccoli gliel'hanno rotta e lui ci è rimasto malissimo. E niente, quando l'ho visto mi è ricordata questa cosa. Questa ovviamente non è proprio a forma di mano, perché proprio quella aveva anche le unghie ed era molto particolare. Quindi questa per grattare la schiena è ottima. In più ha il mazzamosche. Ed è abbastanza resistente, devo dire. Comunque, adesso glielo porto, visto che ho fatto il video, così glielo posso anche portare. Poi ho preso dei contenitori che vi faccio vedere. Allora, ne ho preso uno così piccolo, non so se metterlo qui nella postazione o
nel lavandino per mettere determinate cose o nel frigorifero. Io ancora sto riflettendo perché io li compro, perché dico mi servono per una cosa e poi gli faccio fare un'altra cosa. Sempre così succede. Comunque ho preso questo contenitore che ha un mio capello. Questo contenitore così, che è un po' piccolo, ce ne sono diverse misure ovviamente, e questa vi faccio vedere proprio la foto che c'è stampata qua, ed è così. E poi ne ho prese due, più grandi, ne ho prese due più grandi, che sono queste qui, sono sempre con le maniglie. E hanno sempre questa. Qui dice che è una scatola. Io le volevo mettere per inserire tipo. In questo no, perché mi sembra troppo grande. In questo più piccolo avevo l'intenzione di mettere tipo. Come si dice? I prodotti sotto il lavandino, tipo il detersivo dei piatti, quello per lavare a terra, quello che io utilizzo, che ho aperto e ce l'ho nel lavandino qua. E mi piacevano tantissimo, quindi li ho voluti prendere, e di questo ne ho prese due e di questo invece ne ho preso uno, perché credo di fare questo lavoro che vi ho detto poco fa. E poi ho preso per finire questo contenitore multiuso. Questo viene definito, diciamo, come l'utilizzo tra virgolette per il frigorifero, ma io lo volevo mettere qui nella mia postazione. Devo ancora vedere cosa inserire e come utilizzarlo. Mi piaceva tantissimo e quindi l'ho voluto prendere. E questi sono tre contenitori, in poche parole. Adesso ve lo faccio vedere. Aia, mi stavo tagliando. Il contenitore è così e ha questa parte, vedete? Ed è tipo antiscivolo ed è fatta così. Poi ha questa parte più piccola, che è fatta così, si vede bene così, e poi ha questa parte più grande, quindi sono divise in tre. Voi poi potete decidere come metterli. Qui lo fa vedere ovviamente incastrate, che sono incastrate tutte e tre, ma li potete utilizzare anche affiancate. Dipende voi cosa dovete mettere e cosa, diciamo, come preferite utilizzare questi contenitori. Devo dire che mi sono piaciuti, la plastica è buona, e visto che certe volte vado a comprare delle cose nella cartoleria e spendo un sacco di soldi per poi rompersi in pochissimi minuti, questi devo dire che sono ottimi, come materiale, mi è piaciuto tantissimo. E quindi questo è tutto quello che ho acquistato dai cinesi e da Ikea, sinceramente. Sì, è tutto. Niente, per quanto riguarda questo video è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate di questi prodotti che vi ho fatto vedere, se vi piacciono o non vi piacciono, se sono utili o meno. Fatemi sapere se avete utilizzato questi profumatori per biancheria, sono molto curiosa di sapere di questi. E niente, che dirvi di più, ragazzi e ragazze. Io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio, quindi sono tornata. E come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate. E se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!